Il caffè di oggi è un caffè veramente speciale perché ha il sapore dell'abbraccio di un amico che non vedi da un po' di tempo, ma che per tanti anni è stato il tuo compagno di giochi e di avventure, la tua metà, Marco? Sì, è vero, sono la tua metà, sì. Più tre quarti direi più che metà. Bello, sono proprio contenta Anch'io sono di contento. incontrarti. Senti, ma tu te la ricordi la prima volta che ci siamo visti? La prima volta ci siamo visti. No, come è avvenuta la cosa? La In prima sala prova? esperienza No. che abbiamo fatto, a una sera ci Una sera ci incontrammo. incontrammo, sì, mi Fatma ricordo. Ruffini Sì. ci fece incontrare. Ma ci incontrammo dove? Da lei? Da lei? Sì. Ero io presente, in fisico presente Eri tu proprio, fisicamente fisicamente presente, ma presente. neanche tu lo ricordi, cioè proprio niente, non ti ho fatto No, mi nessun tipo ricordo di che aveva accanto a effetto. me una bella ragazza di 30, 35 anni, bella, molto carina, affascinante. Non eri tu? No, era un'altra, Ero un forse po' più giovane avevi all'epoca. Eh 20, quanti anni? 22, 23. sì, più o meno 23-24 La anni. ragazzina dice, farete una cosa insieme? Stai, faccia asilo. E mi ricordo soprattutto delle ore di sala prova che mi piacevi fare, perché facevamo, ti ricordi, facevamo a specchio, c'era Ginger Rogers e Fred Astaire, niente meno, e io ero Fred Astaire, Sì. e io dicevo, guarda, io ballo alla discoteca, non ti preoccupare, ci penso io, ci pensa lei, va bene che fa. 8 ore al giorno di sala prove per cercare, e poi la facevamo perfettamente, Sì, ricordi? rischiai anche la vita, te lo ricordi? E No, quello era un'altra lo cosa, so, però facemmo. durante una nostra sala prove, Sì, perché tu mi saltate addosso, come fai, facevi sì, spesso, mi saltate l'avevo addosso con avvinghiato le gambe, ai io fianchi. dovevo girare, persi l'equilibrio e caddi sulla sua coscia proprio, appeso morto, dice, quello l'ho troncato la gamba, adesso sta finito di ballare, Dio mio, cosa... Lei si è stato, allora ricominciamo, rifacciamo... Dove siamo? Okay. Mi piego ma non mi spezzo. Cioè, questa è la donna bionica, questa sì. Poi un'altra cosa, a Paperissima, se ti ricordi, erano 5 del mattino, facevo Robin Hood, parte una freccia, le aveva collegato a un suo gluteo un filo da pesca in cui guidava la freccia che l'aveva colpita nel gluteo. No, non ho nel gluteo, però avevo una tavoletta di legno che doveva Sì, parare, avrebbe dovuto parare. allora parte la freccia, io avevo gli occhi soffici, facevo Robin Hood che non beccava manco. Parte la freccia da fare, aia! Che è successo? La freccia mi è entrata nel gluteo! Cioè, la freccia aveva perforato il culo praticamente, detto in svizzero, e questa aia! Capito? Vabbè, avevo mantenuto il mio aplomb, No, ma dai. lei è finta perché si sa che lei non è di gomma, in realtà è gomma piuma. Certo. Ma ti sono stata subito simpatica, sì o no? Molto simpatica. Io vedevo solo la tua, come dire, la tua essenza, no? Sì. La tua, non le cosce, non quel, vedevo solo la tua essenza spirituale, cioè com'eri e sentivo Soprattutto, sì, soprattutto internamente. la mia spiritualità, Esatto, vedevo sì. la tua aura e basta. Senti Marco, noi abbiamo fatto veramente tantissime cose, cioè Tante praticamente tutti i telegatti che abbiamo vissuti cose. 14 ne ho visti. li abbiamo condivisi. Io mi sa che sto un po' meno, mi sa che io sono a 12, vabbè, ma tu insomma hai cominciato un po' prima di me. Di tutte le cose che noi abbiamo fatto, quali sono proprio quelle che porti più nel cuore, che sono state le esperienze più belle in assoluto? Con te? Ma quella sera in camerino, ricordo che è stata una cosa fantastica proprio. Seriamente sto Ah, dicendo! seriamente, no? Sì, Ah, sto no, parlando quella non la di... diciamo, è una cosa a parte. Ma non lo so, perché Buona Domenica mi massacravi ogni domenica. O c'era il toro che a te lo mandavano, e lì lo mandavano piano. Quando salivo io andava a 1000 e mi scaraventava contro la parete. Mi sono tirato pure un dito, però per lei ho versato sangue, sangue e lacrime. E Lorelle, tutti i tecnici hanno la Lorellina, e a me facevano tutti gli scherzi possibili immaginabili, tutti a columbro. Però Paperissima indubbiamente è stata dove ci divertivamo di più forse, perché era meno faticosa Beh, meno faticosa si fa per No, dire no, perché fisicamente, registravamo, sì, però. no, ma ti dico fisicamente Sì. Beh, perché c'era veramente lì, c'era la gara fra Buona me e te. Domenica poi erano 4 ore di No, 6 ore diretta più. tutte No, le domeniche con sei tanti ore. giochi fisici. Capito? Io poi, Era insomma, tutto. essendo più giovane di te, effettivamente facevo meno fatica.
In che senso? No, in questo senso. In che senso, scusa, non ho capito. No, nel senso che ero un pochino più giovane di te. Ma in e che quindi... senso? E, però lì c'era veramente la gara e lei è una che non vuol mai perdere. Lei venderebbe suo fratello per vincere, capito? Allora, vabbè, sono quando c'era la caccia al tesoro, mi dava delle gomitate, si mi avvicinava, che mi e una volta si usciva, perché ci usciva fuori dallo studio, andavamo su un pavimento sdrucciolevole, sdruccioloso, sdrucciolaio, si cadeva, cioè, e lì c'era veramente la fatica fisica, lì bisogna essere atleti, e io ero atleto, potenzialmente all'epoca era molto. Ci siamo tanto divertiti. Senti, ma tu hai cominciato a prendere il caffè? No. Vuoi che prenda il caffè? Quindi, no, nel senso, siccome io mi ricordo che tu di solito prendevi sempre il caffè d'orzo, no, quindi no, oggi prendo, che caffè no, prendiamo? Prendo il caffè, è normale. Ah, adesso lo prendi, sì, il caffè normale, prendo, ma lo prendi sì. Con o senza zucchero? Lo prendo senza zucchero, da sempre, perché io bisogna sentire il sapore del caffè. Ecco. Se lo prendi con lo zucchero è una bevanda, non è più il caffè. E se hai un buon caffè senza zucchero, non è mai amaro, è leggermente amarognolo, ma senti il gusto del caffè, per cui è un'altra cosa. Insomma, noi siamo stati talmente tanto uniti che a un certo punto le persone pensavano che noi fossimo una coppia anche nella vita. Eh beh, questo era normale. Siamo stati 15 anni a lavorare insieme la mattina e la sera. Per strada mi incontrano e dicevo, ma Lorella dove l'hai lasciata? Dico, a Roma, dove l'hai lasciata? C'è un tasca, Lorella, non ho capito. E continuamente, mi vedevano, chiedevano di me, chiedevano di te. Dov'è Lorella? Dov'è Lorella? Dov'è Lorella? E a me succedeva lo stesso perché mi chiedevano dove fosse Marco, sì, assolutamente. Però quando poi io mi sono sposata nel 91 con Silvio, sembrava quasi un tradimento, cioè come se ti avessi tradito. Certo, beh, è stato un tradimento perché a questo punto dovevamo poi, non ti dico sposarci sentito, perché il matrimonio... Ti sei sentito tradito? Io sì, in un certo senso sì, per certi aspetti sì. È la prima volta che me lo dici. I tuoi occhi sono dei fari abbaglianti, io ci sono davanti. Cantava mal negli anni 60. Senti, ma secondo te qual è stato il segreto della nostra coppia? Cioè quello che veramente ha colpito di più il pubblico? Te lo sei mai chiesto? Me lo sono chiesto, me l'hanno chiesto tante volte e non ho mai saputo rispondere. Non si può rispondere a una cosa che riguarda l'essenza di due persone, è indecifrabile, non la puoi razionalizzare, non puoi dire sì, c'è l'affetto, c'è la simpatia. No. È qualcosa di più che va, trascende l'affetto, trascende la simpatia, è un'alchimia, una magia vera e propria che si ha soltanto quando si fa spettacolo, credo, no? Perché tu sai, hai fatto palcoscenico, hai fatto teatro, per cui sai bene che quando entri in palcoscenico, quello è uno spazio sacro, magico. Io ho fatto teatro con 39 di febbre e appena entravo in scena mi dimenticavo della febbre, avevo un'energia pazzesca, poi come uscivo mi pigliavo e mi mettevo a letto perché ero ricoglionito. E per cui credo che l'energia di 1000 persone in teatro che ti guardano, pensa che energia, come noi siamo energia, se 1000 persone ti guardano ti inviano un'energia enorme. La stessa cosa avviene tra due persone, quando si incontrano, sai che il cuore è 50.000 volte più potente del cervello come energia elettromagnetica. Quello che governa veramente il nostro sistema è il cuore, non è il cervello. La verità la si conosce con il cuore, non con il cervello. Con il cervello la poi dopo la capisci, ma per riconoscere la verità devi sentirla nel cuore. Tant'è che è stato scoperto che il cuore ha un suo cervello con 40.000 neuriti, cioè neuroni. Tant'è che uno dei paradossi della genetica era che il feto, il primo organo che si forma qual è? È il cuore. È il cuore. E come fa il cuore a funzionare se non c'è il cervello? E i genetisti non capivano finché l'Hartmart di New York, New Jersey, ha scoperto che il cuore ha un cervello. Ma tutte le antiche religioni, gli antichi miti l'hanno sempre affermato questo. Tutti i testi sacri hanno affermato che il cuore ha un suo cervello ed è lì, attraverso questo cervello, che riconosce la verità della vita. Quindi i nostri cuori si sono riconosciuti. E noi abbiamo un campo magnetico di 3 metri. 3 metri. Ha un diametro di 3 metri. Quindi quando due persone sono vicine, l'energia dei cuori si compenetra. Ecco perché tu dici una persona la senti a pelle, no? Dici mi è simpatica, mi è simpatica. Ma oltre a compenetrarsi, queste energie si riconoscono in qualche modo. E quindi è la nostra essenza che ha fatto questo successo. Non è la nostra, ma sono intelligenti, sono bravi, sono professionisti. Questo
tante persone sono professioniste, sono bravi, tu hai lavorato con tante persone, però credo che forse io ho lavorato con tante partner, ma come... Sì, sì, quel tipo di complicità lì... Non... Quel rapporto che noi avevamo era un rapporto che trascende ogni professionalità, ogni razionalità, diciamo. Senti, me ne accennavi prima appunto del teatro, no? Perché tu effettivamente prima di diventare un conduttore di grandissimo successo eri attore. Questa passione per il teatro come nasce? Ma hai avuto la passione per il teatro? E là per scherzo. Ora ti racconto. A Viareggio, avevo 22 anni, 23 anni, facevo parte di un gruppo di amici miei, presente amici miei? Sì. Facevamo degli scherzi pazzeschi, eravamo famosi per questo. Ma anche tosti. Una mattina io e Daniele, questo mio amico, che faceva parte della compagnia, andiamo a prendere la nostra amica Cinzia. Io metto dietro, Cinzia sale davanti dove al conduttore che era Daniele, e Cinzia a un certo punto esce con questa frase: oddio ragazzi, io, sapete, c'è in vita la prosa del comune di Lucca, per tutte le province della Lucchesia, fanno questo concorso di teatro dei licei scientifici di Viareggio, della provincia, però noi abbiamo la compagnia, abbiamo il testo, ci manca il regista. Ma poi conosceva qualcuno che sa fare regista? Daniele mi guarda, si trova che fa. Beh, Marco, io che non avevo mai stato a teatro, ma non so neanche cosa volessi dire teatro o regista, non sapevo cosa volessi dire, Cinzia ci fa, ma tu veramente fai regista? Sì, ho fatto regia a Pio, studiavo a Firenze, facevo psicologia, per cui sì, a Firenze ho fatto diverse commedie. No, veramente? Ma no, sì, ho fatto delle cose interessanti. No, ma no, tu la faresti la regia nostra? Sono problemi, faccio volentieri, sì. Poi Cinzia se ne va e Daniele fa, scommettiamo una cena per tutti quanti che tu non hai la faccia di culo ad andare domani mattina da loro a dire che sei regista. Scommetti che io ce la faccio di culo, ci vado. La mattina dopo mi presento, avevo l'appuntamento, salgo su all'appartamento, c'erano tutti i ragazzi del loro gruppo, che poi ci conoscevamo, tutti stupidi che io facevo teatro, perché giocavo a pallacanestro, a pallone, per il teatro, ma... E dico, in che testo avete scelto? E loro mi dicono, la cantatrice calva di Ionesco. Io volevo scoppiare a ridere, vedere una cantatrice calva, pelata, già mi faceva ridere, trovato, cantatrice calva. Poi Ionesco, adesso Ionesco. Chi è? Io... Faccio, beh, è un testo difficile, altro di qualcosa. Sì, però, sai, qui. Dico, scusate ragazzi, io ho un problema. Io ho un appuntamento al dentista fra mezz'ora, per cui devo andare. Facciamo una cosa: ci vediamo domani mattina alla stessa ora e ne parliamo in modo approfondito. Perché adesso io veramente mi fio in libreria, compro la commedia, in edizione Castore, in edizione lo struzzo, la storia di Ionesco. Mi leggo la commedia, non ci capisco una mazza perché, come il teatro dell'assurdo, la roba. Sulla borghesia, la decomposizione della parola, una cosa. Poi leggo la storia di Ionesco. Ionesco, polacco, emigrato in Francia, scappato dalla guerra, uno dei più grandi drammaturghi internazionali, che ha inventato il teatro dell'assurdo. E la cantatrice calva la faceva da 30 anni al Teatro delle Uscette di Parigi. Pensate qui, da 30 anni faceva al Teatro delle Uscette di Parigi la cantatrice calva. Mi leggo tutta la critica su questa cosa. La mattina dopo mi presento e io vomito tutto quello che ho imparato. Questi rimangono, cazzo, tutto a due palle così questo, sa tutto di Ionesco. Per questo, quindi noi adesso dobbiamo fare la divisione. Io ero stato prima in biblioteca a cercare la parola regista, cosa voleva dire, che stavo un cazzo per la regista. Per cui, regista, Visconti è quello che ha dato la regia, quello che comanda. Vabbè. Allora a questo punto cominciamo. Fare, però andiamo a un teatro, a Trino della chiesa, della parrocchia, facciamo teatro e monto e faccio anche l'idea della scenografia, una scenografia con il telo tutto nero, trovo un armadio a un'anta, lo buco e al centro ci metto un portaparrucche di polistirolo bianco, era la cantatrice calva, il simulacro della cantatrice calva, per cui al centro della scena c'è questo simulacro della cantatrice calva, questo armadio dentro la cantatrice calva, le sedie, due divani. Alla fine monto quello che riesco a fare, arriva la commissione che doveva la commissione valutare se era il caso di partire e dice, alla fine applauso, ma il regista chi è? Io sono io il regista.
Ma compri, me l'hai accolto nel segno proprio la psicologia, cioè quello che io voleva dire. Ma lei ha fatto, sì, ho fatto a Firenze, ho fatto altre cose. Ma si vede, ma Leo, veramente straordinario, bravissimo. Voi abbiamo vinto il primo premio. C'è ancora la coppa, il Liceo Scientifico di Viareggio, per aver vinto il primo premio di Invita alla Prosa al Teatro di Lucca. E quindi... questo è stato il tuo approccio con il teatro. Io mi sono buttato la testa, ho detto, io voglio fare l'attore. Voglio fare il regista, poi dici, però voglio provare anche a recitare. E allora, sempre in UNESCO, feci la lezione di UNESCO a due personaggi, dove io feci la regia e recitai al Teatro Goldoni di Viareggio, è successo, anche lì la nazione scrisse la critica e tutto quanto, dai, montai la testa, allora sono bravo, adesso faccio l'attore io. Disse miei, mamma, papà, io ho deciso, non faccio lo psicologo, faccio l'attore. Cosa? Sì, vado a Milano, faccio un provino alla RAI, e poi la RAI mi prenderà a fare l'attore probabilmente. Feci il provino alla RAI, portai, mi ricordo, l'inizio, una commedia di Spoon River, e poi l'inizio di Diario di un pazzo di Gogol, che ho visto in Teatro La Pecora, mi era piaciuto. Avevo un vestito di bianco, camicia bianca, pantalone bianco, scampanato, coi capelli lunghi fino a qua, la mousse, sembravo un gelateo argentino. Faccio questo provino, entri dentro, è tutto buio, da Carpone. C'è una luce, dice, senti la voce, fa, avanti, si posizioni al centro della luce. Io, sì, ma con chi parlo? C'è nessuno. Cosa porta, quanti anni, cosa ha portato, come si chiama? Poi faccio quello che devo fare. Arrivederci, grazie. Esco fuori, comandante, che ne so, Giovanna d'Arco, sentito la voce, basta. Un mese dopo, mentre siamo al bar, io sempre con i miei capelli lunghi, sento uno dietro e mi fa, buongiorno D'Artagnan, D'Artagnan, capelli lunghi, mi giro, vedo uno, giacca e cravatta in agosto, mi fa, lei non sa chi sono, ma io conosco lei. Mi prende sotto mano e mi fa, io sono il capo della commissione della RAI che ha provinato lei 2 mesi fa. Io volevo svenire. Sì. E anzi, le faccio i complimenti perché lei è stato promosso come attore di secondo piano in fase di crescita, quindi lei riceverà la lettera che è attore professionista per quanto riguarda noi. Complimenti. E mi fa, ma lei cosa fa poi? Ma io vorrei venire a Milano. Allora, guardi, questo è un biglietto da visita, si chiama Professor Cozzoli, era direttore della TV dei ragazzi di Milano. Dice, mi venga a trovare il RAI, vediamo cosa posso fare per lei. Io impazzì, andai a casa, papà, mamma, il direttore della RAI, il direttore della TV dei ragazzi, ma che ho il biglietto della vita. Quando a Milano, io con questo biglietto vado in RAI. E in corso d'Empione salgo le scale, e però, arrivato davanti alla porta del RAI, io mi fermo e aspetto che passi gente, e poi entro io in RAI, e vedete, sono io che entro in RAI. Fammi vedere che entravi in RAI. Volevo che mi vedesse che entravi in RAI. Che ci fossero testimoni. Ero incoglionito, vero? Sì. Vado su in RAI. E il professor Cozzoli mi fa, cioè ho una serie di 6 puntate, si chiama Papà, papà, voglio anch'io la luna, Guido Stagnaro fa la regia, e per la TV dei ragazzi, e c'è una parcina per lei. Sai chi è che, io cosa ho fatto? Facevo solo il mimo, non dicevo una parola, facevo l'albero, la pioggia, l'orologio, e il mio maestro di mimo chi era? Gero. Ma pensa. Cioè, per chi non lo sa, Gero è quello che stava dentro, che muoveva il gabibbo. Per tanti tanti anni. Anni, Gero. Lui era il mio maestro. E Guido Stagnaro poi me lo ritrovai a fare la regia a Canale 5. Quindi, è stato tutto per uno scherzo. Io faccio questo lavoro perché ho partecipato ad uno scherzo. È incredibile, bellissimo. Non è che io avevo il sogno di fare l'attore, non mi fregava niente. Cioè, io volevo fare lo psicologo. Tu volevi farlo psicologo, ma raccontami prima di tutto che bambino sei stato, perché mi hai nominato mamma, papà, questa anche apprensione. Io ero un bambino, no? Cresciuto in campagna, c'era la casa dei miei nonni, un grande casolare dei miei nonni, un grande campo dove c'era, mio nonno coltivava tutte le verdure, c'era la piccionaia, la conigliera, il pollaio, e poi di fronte c'era la casa dei miei genitori, dove stavo con le mie sorelle. Io molto coccolato tu, circondato da donne. Sì, per quello sono scappato a 18 anni via fuori. E ero un bambino che ho una grande fantasia, tant'è che mi divertivo con i miei amici a raccontare, inventavo delle favole e loro mi stavano ad ascoltare. Raccontavo delle storie, inventate lì per lì. E poi andavamo a giocare all'indiano, aveva un grande campo davanti, il mio nonno faceva il funaio, faceva le funi,
quando arrivava sentiva lontano un chilometro e puzzava di catrame da morire, perché le forze usi il catrame per fare le corde. E noi giocavamo agli indiani e io facevo sempre l'indiano perché ero quello che era bravo a morire. Dice, Marco, dai, dai, fai vedere come muori. Pum, pum, sparavo io, rotolavo, morto. E ero molto vivace. Ero all'ispirazione di mio nonno, Guglielmo, perché mio nonno amava molto il suo orto, ma soprattutto il pollaio. E tutte le domeniche mio nonno faceva, Marco, vieni che adesso prendiamo la gallina, la facciamo stasera. Però guarda, la gallina la uccidiamo, ma la uccidiamo solo perché noi la dobbiamo mangiare, è una cosa sacra che facciamo. Certo, cercava di spiegarti anche per... O il coniglio e la gallina. Allora, un giorno, sotto Natale, io dico, la mattina mi sveglio presto, dico, adesso voglio fare un regalo a mio nonno, voglio ammazzargli io la gallina, ammazzo io, avevo 7 anni, ma se la gallina così quando viene, nonno, questa è la gallina. E allora, tappino piccolo, così, entro nel pollaio e dico, quale gallina, quella bella grande, quella là. Era enorme, gli salta addosso, mi scappa, e poi gli giro il collo, tipo, poverino, non sapevo come fare, lui davanti, e quella, dopo un'ora poi muore. Mio nonno arriva e poi fa, Maremma qui, mare porco qui, Marchino, Marchino, Olivia, mia mamma, mi ha ammazzato il gallo, io l'ho ammazzo, l'aveva preso un gallo, cioè quello che era la cosa più importante. Re! Del pollaio ho fatto fuori. Oppure prendevo la cassetta degli attrezzi del martello, poi li usavo, li lasciavo poi nell'orto e di nuovo la Marchino, Olivia, Maremma qui, tutto un rosario in massese. E quando sentivo il Marchino, mia mamma diceva: cosa hai combinato? Non ho fatto nulla, E questa era la risposta. Sei stato abbastanza... Mia nonna, che era, si chiamava Benedetta, di nome di fatto, un giorno dice, Olivia, ma Marco, l'argento vi va addosso. Argento vuole dire che aveva come il mercurio, non sta mai fermo, no? Lo portiamo da Don Bernardo, che gli facciamo dare una medizione, così lo calmo. Certo, sì. Allora, Marchino, vieni che si va, ti porto un po'. Sì, a chiesa. Entriamo in questa chiesa e subito sulla destra c'era... Un busto di Gesù, tutto col sangue, con la canna, con tutto il sangue, e io già mi spavento, vedo, oddio, ma non è niente. Poi andiamo in sacrestia, esce fuori dalla sacrestia un tipo, una persona alta quasi 1,80 m, tutto vestito di nero, con un naso il doppio del mio, viso lungo, sembrava un vampiro quasi. Mi dica, Benedetta. No, mio figlio, mio nipote, sta mai fermo, gli faccia qualcosa, gli dia la benedizione. Vieni. Non ci vengo, vieni qua. Allora, mi ha spinto, ma davanti a lui. Il giorno dopo era peggio di prima. Ancora, non ho fatto una benedizione, a me non mi ha fatto niente. Ero insopportabile, non stavo mai fermo. Vabbè, l'argento vivo è continuato ad averlo anche più avanti nel tempo. Fino a pochi giorni fa, insomma. Senti, però insomma, sarà tutto cominciato per gioco, no? Per uno scherzo. Però poi tu, l'attore... Lo hai fatto veramente per tanto tempo e anche con dei maestri incredibili. Il mio primo maestro è stato Dario Fo, da cui ho imparato il Graham Law, ho imparato a stare in scena. Diciamo che Dario era uno che quando ti insegnava qualcosa era un problema, perché lui ti faceva una stessa battuta, ti diceva 4 modi diversi, 5, 6 modi diversi, quindi è come la dico io. Mi ricordo che quando feci di Swan Soldà per la Scala di Milano, lui fece la regia nel 79, gli unici attori eravamo io e Paolo Bessegato, e poi c'era quello che faceva il diavolo, un attore umbro, eravamo noi tre. E io e Paolo eravamo molto simili, avevamo tutti e due baffi, ci somigliavamo, tant'è che c'era una scena in cui io facevamo tutti e due il soldato, io entravo su un trabattello portato da 6 persone e poi sparivo in quinta e rientravo immediatamente dalla quinta. Ma era per Paolo che entrava, per cui c'erano questi colpi favolosi, bellissimi. E c'erano dei ragazzi che dovevano dire una battuta, due, e erano magari chi era siciliano, chi era umbro, chi era campano. E allora Dario disse, non riusciva a dire in italiano, disse, dilla napoletana la battuta, vedi che la dici bene, adesso questo tono qua riporto in italiano. E lui insegnava questo modo, no? faceva capire come l'intenzione che mettevano nel dovevi dialetto... Dovevi tenerla nella tua... E dovevi trattenere e metterla in prosa, in italiano. E comunque per me è stato
bellissimo lavorare sia con lui che con Franca, anche il Rai, ho lavorato con Franca, è stata un'esperienza straordinaria, è stato l'inizio proprio della mia carriera, lavorare con loro è stato apprendere un po' i rudimenti veri e propri dello stare in palcoscenico. Sono stati un po' i punti di riferimento anche per il teatro, o ci sono stati altri personaggi ai quali in qualche modo ti sei rapportato? Ma il teatro loro soprattutto, poi chiaramente le cose le devi fare tue, non è che devi copiare, loro ti danno, cerchi di capire i rudimenti, cioè la tecnica che loro adoperano, farla tua e usare un tuo modo, un tuo metodo di recitazione. Però insomma ognuno di noi ha dei miti in qualche modo, sì, no? Sì, certo. Che tenti di raggiungere, quindi questi sono quelli teatrali, quelli televisivi? Televisivamente direi Corrado e Raimondo. Ero sicura che dicessi loro due. Raimondo per la sua eleganza, la sua simpatia quasi involontaria a volte, no? E Corrado per la semplicità con cui riusciva a essere la simpatico. La sua sagacia, il gusto della battuta. Il gusto della battuta, la prontezza con cui riusciva ad essere sempre pronto e attento alle situazioni che gli accadevano intorno. Senti, tu prima hai accennato a questi studi che hai fatto di psicologia, di pedagogia, no? Ti sono stati utili poi per il lavoro che hai fatto? No, mi sono più utile avere fare il mio percorso di ricerca spirituale, cioè aver incontrato la mia prima maestra spirituale, Mercedes Salimè, con la quale ho studiato per 5 anni, esoterismo, cristianesimo esoterico e tant'altro, e poi dopo aver incontrato altri maestri di saggezza che ho avuto il privilegio di incontrare, che mi hanno aiutato molto nel mio percorso di ricerca interiore. Questo sì, mi ha aiutato a vedere in modo diverso la vita e anche gli esseri umani, le persone che incontravi. La psicologia, francamente, insomma, è una tua conoscenza, ma in sì, realtà poi non è stata utile più di tanto. Non mi ha dato più di tanto, no. E tu però sei sempre stato un uomo alla ricerca, no? Io sì. Penso per esempio tutto lo studio che hai fatto proprio anche sulla filosofia orientale, questo tuo avvicinamento al buddismo che insomma è avvenuto tanti anni fa. Sì. Ecco, perché hai sentito quell'esigenza? Ma io non sono discepolo di nessuna religione, ci tengo. No, no, tu sei uno studioso delle religioni. Non sono buddista, non sono cattolico, non seguo nessuna religione. Ho una mia pratica spirituale che ogni mattina, ogni sera io pratico ovviamente da 40 anni, che è mia, me la sono fatta io, me la sono costruita e mi serve a me come punto di riferimento di crescita mia interiore. Ma io ho conosciuto Mercedes Salimei, la mia prima maestra spirituale, perché una ragazza mi dice: c'è una conferenza di esoterismo. Di che? Esoterismo, non sapevo neanche cosa fosse esoterismo. Voglio dire, andiamo a sentire. Mi portò da questa e da lì non l'ho più mollata per 6 anni. La Pinuccia, che tu sei, la mia tucatrice di Canale 5, mi disse: stasera fanno un'iniziazione in questo albergo, ti va di venire? Un'iniziazione di che? C'è un lama buddista, ti mettono a fare. Andiamo. Sono sempre state le donne che mi hanno in qualche modo accompagnato all'incontro con un percorso che poi dovevo fare, capito? Da lì ho incontrato Lama Ganche Rinpoche, che ha lasciato il corpo nel 2020, che è stato mio amico e maestro per 30 anni ed era un essere che aveva un duplice aspetto. Era intanto un grande guaritore, perché lui è stato preso dai cinesi, incarcerato, torturato, e poi il capo delle guardie, quando seppe che era un guaritore, disse: senti, mia moglie è molto malata, se tu la guarisci ti lascio libero, se non la guarisci ti fuciliamo. E disse: fatemela vedere. Lui riuscì a guarire la moglie di questo comandante e lo lasciarono libero. Lui venne in Italia, fece un sogno e sognò che lui doveva formare un ashram in Italia, in un posto dove c'erano 3 montagne e un lago. Allora quando venne poi in Italia, dopo aver stato in Germania,
in Olanda, poi venne in Italia, per essere stato in Umbria, venne in Italia, chiese a una delle sue discepole di questo sogno: se conoscete un posto, sono tre montagne e c'è un grande lago, ditemelo che vado a vedere, dove dovrebbe essere il luogo dove io dovrò fondare l'ashram. Finché un giorno una ragazza disse: ma vieni a vedere questo posto per aver Bania, Lago Maggiore, c'erano proprio queste tre montagne, tre picchi, e lui riconobbe che era quello il posto. E caso volle, che non è mai il caso non esiste nella vita, che ci fosse una fattoria che aveva fallito, era in fallimento, e il suo amico gli comprò questa fattoria e lì iniziò. Oltre a avere il centro a Milano, cominciò a fare l'ashram in questo posto, sopra Verbania. Marco, tu hai definito più volte il successo un'onda. Poi c'è un'onda che ti travolge nel 2001. Io non ci voglio tornare più su di tanto, anche perché per fortuna è qualcosa che fa parte del passato, però insomma proprio in uno di questi luoghi, no? C'è stato l'aneurisma, c'è stato questo coma, questa riabilitazione molto faticosa. Quanto è stato importante l'affetto? Io me lo ricordo in quel periodo, quante persone hanno pregato per te, quanto affetto c'è stato intorno, quanto questo è stato utile, importante. Guarda, è stata una cosa inaspettata, perché prima di tutto io ho ricevuto telegrammi dal mondo dello spettacolo di persone che non conoscevo e che mi arrivavano dicendo le cose più belle, e quindi già questo mi ha spiazzato, perché è un collega ma non ci conosciamo, se ne frega insomma. Ma la cosa che mi ha colpito di più è sono arrivati dei sacchi pieni di lettere da tutta Italia, ma veramente dei sacchi. E mi ricordo che la mia segretaria dell'epoca mi fece leggere una lettera che diceva così: caro Marco, siamo tre famiglie di un condominio in Veneto, non mi ricordo la città, e noi ogni venerdì ci riuniamo per pregare per te. Questo mi commosse tantissimo, perché non ti aspetti che il pubblico si metta lì il venerdì a pregare per uno dello spettacolo. Sì, può dispiacere, ma insomma, che perda anche tempo a pregare. Insomma, è come se tu fossi una persona di famiglia. Capisci? Quindi questo è una cosa che mi ha fatto capire. Adesso, io ci sono ancora delle persone che dopo più di 22 anni che non sono in televisione, mi fermo e dico: ah, sono Colombo, che bella, è venuta a essere in televisione. Signora, che fuma lei, scusi? Cioè, allora, mi è venuto in mente... Una volta io incontrai Gianmarco Dognazzi, no? Una ventina anni fa, lo incontrai a Roma, salutai, ciao, e poi quando stava parlando mi disse: Marco, saluto tuo padre, eh? E dice: scusa, no, lo dicono tutti, Allora lì capì che anche se tu non sei più in video, quello che tu hai lasciato è come se non ci fossi in video. Certo. E tu entri nel cuore delle persone, io e te siamo entrati talmente in profondità nel cuore delle persone che noi siamo lì, noi ci siamo, per loro è come se fossimo ancora in video, capisci? E questa è una cosa straordinaria. C'è una magia, è una grande magia. Questa è una cosa straordinaria, il teatro non te la dà questa cosa. No. La parola cambiamento, che cosa scaturisce? Il cambiamento è la cosa più importante in un essere umano, è anche la cosa che fa più paura. Dopo la morte fisica, credo che la cosa che fa paura è il cambiamento, il cambiare. Tant'è che i sociologi mettono al terzo posto, come stress psicofisico, il trasloco dopo la morte e la perdita del lavoro. Altra cosa è il trasloco, è uno stress enorme, perché tu lasci un posto dove hai vissuto, dove lasci parte della tua vita, della tua energia, per andare in un altro posto. Però senza cambiamento non ci sarebbe la vita. Tu hai paura del cambiamento? No, non ho paura. Io l'ho cercato anche il cambiamento. Anche nel lavoro ho cercato di stop questo e faccio un'altra cosa, però non cresci. Se non c'è il cambiamento è come salire una scala. Fai conto, ogni volta che sali una scala è un cambiamento, perché se hai un livello più alto hai una visuale diversa. È un'evoluzione. È un'evoluzione vera e propria. È importante nella vita. A proposito di cambiamento, non abbiamo ancora parlato di Luca, cioè l'arrivo di tuo figlio è stato un grande cambiamento. Sono stato, quando lui era piccolino, fai conto che io lo vedevo ogni sabato e domenica, perché lui stava a Roma con la madre. La madre lo caricava sull'aereo, anzi, veniva prima, lo accompagnava lei, poi disse: ma che viene a fare? Lascia che sia Luca, tanto con lui che devo stare io.
E allora va al telefono e dici, chiedila a lui però se vuoi venire. Luca vuoi andare? Ma va da solo. Sì, che figata! Disse, sentita il telefono. Allora lo accompagnava all'aeroporto, lo dava alla ragazza, l'osse lo metteva in aereo e lui faceva i ritratti a quelli che erano accanto a lui. Posso fare il ritratto? E poi quando veniva da me, sabato e domenica erano dedicati a lui. Ci divertivamo come pazzi. La mattina mi divertivo a fare questo gioco. Facevo colazione e facevo, Martinelli, ma guarda Martinelli, ma che fai qui? E lui mi guardava e diceva, che, ma sei venuto a cavallo? Allora, sì, sì. E dov'è il cavallo? È qua. Ah, questo qui nero? No, quello bianco. Ah, quello bello, quello bianco. Ma ti ricordi quando abbiamo fatto la scuola insieme? Te lo ricordi? Sì, sì, sì. E con questo gioco della fantasia, lui inventava delle storie che gli davano lo stimolo, no? E ogni mattina c'era una storia diversa. E facciamo il gioco che tu mi chiami Martinelli. Sì. Poi ti dovevi ricordare però, perché poi i bambini hanno una bella memoria. No, il discorso era tutte le sere la favola, la prima volta era Alessi. Poi dopo una sera me la inventai, ma il giorno dopo non sapevo che ne avevo detto, per cui lui dice, no, non va nel bosco, va in montagna. Ah, vabbè. Sì, sì, questo me lo ricordo, è abbastanza condivisa, diciamo, come esperienza. Che cosa speri per lui, Marco? Io spero che lui realizzi i suoi sogni con consapevolezza e con volontà, e sapendo che ogni cosa si raggiunge anche con la rinuncia. Cioè non si può ottenere tutto subito facendo quello che ti pare, no? Devi anche rinunciare a delle cose se vuoi raggiungere quello che ti prefiggi. Gli ho sempre detto, guarda che il nostro lavoro di far precisatore adesso è a Lisbona. E dico, Luca, ricordi che tu vivi perché il pubblico ti fa vivere. Finché il pubblico dirà mi piace, se beh, tu vivi, dopodiché è finita. Quindi è un lavoro che non è dei più semplici. E soprattutto devi lavorare molto, e lavorare significa dedicare tempo al tuo lavoro. Quindi rinunciare magari a ricevere con gli amici, a fare questo, a fare quest'altro, perché stai segnando la strada del tuo futuro. Quindi ogni giorno devi fare dei sacrifici. Dedicare, e devi fare sacrifici, se il sacrificio non arriva da nessuna parte. La gavetta, tanto vissata la gavetta, è comunque importante, perché facendo anche varie cose diverse che non sembrano che non siano in linea con quello che devi fare, ma ti serviranno per formarti a livello di persona, a livello di come sarai poi dentro, per cui è importante che tu sia queste cose. E devo dire che lui, c'è un bel rapporto tra me e lui, ci vogliamo molto bene, anche se spesso si litiga, sì. Quando fa delle cappelle ovviamente non le faccio passare una, insomma si dà da fare, l'importante è, ho detto, tu dati da fare, fai quello che senti nel cuore, segui il tuo cuore, segui quello che ti dà passione, perché la passione è la cosa fondamentale nella vita. È il motore vita. Fondamentale. Senti, parliamo un po' di te, diciamo, nei sentimenti. Quanto sei innamorato tu in questo periodo? Ma io sono sempre innamorato, della vita prima di tutto, poi innamorato delle persone che mi stanno accanto. Parliamo di Marzia. Perché Marzia insomma è una compagna intelligente, sensibile, è bella dentro, oltre che fuori, che mi sta vicino, mi consiglia, mi aiuta. E quindi è importante avere accanto una persona che ti dà degli stimoli, no? In questo senso. Qual è stato il tuo asso nella manica con lei? Cioè, le qualità per cui lei si è fortemente innamorata di te. Non so, noi siamo incontrati così a Roma, sto facendo le prove di un teatro, e siccome vedo questa bella ragazza, gli occhi verdi, bella, tutti dicono, ah, che begli occhi hai. Io pensavo che ho cominciato a trattarla proprio come una... Tant'è che, ma come antipatico questo qua. Ero con una mia amica, la quale me la presenta, e io faccio l'antipatico volutamente, proprio perché... Se fai l'antipatico te lo ricordi, se dico che begli occhi che hai, come si vede, te lo dico tutti, non tu la riparli, ma se fai l'antipatico, mi ricordo, quello è un antipatico, guarda, uno stronzo proprio, allora te lo ricordi, così ti ricordi. Poi dopo l'ho vista a teatro, è venuta a teatro, poi lo chiamava a Roma, ci telefonavamo, ma credo sia la semplicità soprattutto, perché bisogna essere poi noi stessi, non devi essere né affettato,
quello che sei, sei. Se poi piaci quello che sei, bene, se no, arrivederci, grazie. E comunque siete una bellissima coppia. Senti, noi ci siamo visti poco tempo fa al Maurizio Costanzo Show e tu hai dichiarato a Maurizio che non vorresti più tornare all'intrattenimento in televisione, ma che ti piacerebbe fare la fiction. Sono curiosa di sapere che ruoli ti piacerebbero, cioè torneresti anche alla commedia un po' in stile Caro Maestro, così come tu dicevi prima, oppure ti piacerebbe proprio affrontare ruoli completamente diversi? Per me qualunque ruolo va bene. Anche i ruoli d'ammacci vanno bene, non è che mi abbia paura a misurarmici, no? Il problema è che io non ho più voglia di fare televisione, stia proprio a dire le cose, io ho voglia di fare altre cose, di dedicarmi. Io ho scritto un libro che dovrebbe uscire a fine anno, spero, che si chiama Il risveglio di Parsifal, vivere una vita nei gregge come pecora oppure da essere consapevoli. È un po' i miei 40 anni di ricerca spirituale, l'incontro con i miei vari maestri di saggezza che ho avuto nella vita, e il tema è la consapevolezza, cioè come affrontare la vita quotidianamente in ogni campo della nostra esistenza con consapevolezza. Questa, ecco, per me scrivere di questi argomenti è la cosa che in questo momento mi interessa di più, o anche aprire un'accademia ricerca spirituale, faccio per dire, cioè una cosa del genere. A proposito del cambiamento, così come tu dicevi, no? Cambiamento che significa sì, proprio cioè evolversi, trovare cambiare completamente, nuove motivazioni. Cambiare completamente nota su un altro piano. Potrebbe essere la cosa che mi interessa più in questo momento, più che fare. Io quello che ho fatto è uno spettacolo, l'ho fatto. È inutile andare a rifare le cose che hai fatto, sarebbe una ripetizione, basta, chiuso. È una pagina del mio destino che si è chiusa. Io e te abbiamo lasciato, io soprattutto che non faccio più spettacolo, ho comunque lasciato un buon ricordo nei cuori delle persone, lo vedo continuamente quando vado per strada, la gente mi continua a fare complimenti e questo mi fa piacere, perché dopo 23 anni che non sei più in televisione la gente si ricorda ancora di te, non è una cosa semplice, perché dopo un anno non si ricorda più nessuno che sei stato in televisione. E questa cosa qua rimarrà, per cui per me è rimasta, appunto, è stata una pagina, adesso c'era un'altra. Senti, a proposito di pagina, parliamo un po' del tuo rapporto con i social. Quanto sei imbranato da 1 a 10? A me i social non interessano, perché se tu sai, i social nascono come una piattaforma militare. No, vabbè, perché, ho capito. Io parlo dei social, quelli che utilizziamo tutti. Ci sei pure tu sui social? Hai comunque dei profili ufficiali? Ci hanno messo, ci sono. Ci hanno messo perché io non so neanche come si fa. Se mi dici che è un social... Quindi sei imbranato 10... Imbranato sarei tu, tua sorella. io sono normalmente distaccato, cioè a me dei social non me ne fotte una mazza, si dice in italiano una mazza. Capito, però ci sei intanto, quindi evidentemente sì, ci sono. Un piccolo passo avanti sì, l'hai fatto. Sì. Senti, il tuo luogo del cuore, io credo che sia la Vesuna. Certo. Dimmi un po', ma lo fai ancora l'olio? Eh sì, quando è possibile, sì, l'anno scorso zero, perché è stata un'annata arrivo. Quest'anno con la siccità, adesso appena vado giù, vado a vedere se sono le olivette piccole, perché a ottobre si fa, dobbiamo cogliere e frangere le olive, quindi spero, quest'anno sai che l'olivo fa un anno pieno e un anno vuoto, sì. E quest'anno è l'anno pieno in cui dovrebbero essere tante olive, però dipende questa sempre. Questa mancanza di pioggia. C'è una mancanza d'acqua che è terribile, e non solo per l'olivo, per tutta l'economia e l'agricoltura italiana è drammatica la cosa, non so. Il prossimo anno sulla nostra tavola cosa arriverà di verdure e vegetali, perché è veramente tosta. Però spero, se lo faccio te ne porto una tanica. L'ho già assaggiato, è veramente buonissimo. Però voi dovete sapere che lui è un cuoco provetto, cioè sa cucinare veramente, veramente mi bene. Mi piace, è una mia passione. Mi piace, ma adesso non fare il modesto però, sei bravo, no. Dai. Sì, ecco, mi dici se c'hai dei piatti proprio ultimamente che ti vengono particolarmente l'ultimo, bene? Sì, un ultimo che do consiglio ai miei amici. Io quando ero alla Vesuna volevo fare una pasta col pesto alla genovese, però non avevo il basilico nell'orto era finito. E allora dissi, beh, farò il pesto dell'orto. Andai nel mio orto, presi rosmarino, ho delle piante, ho 200 metri di piante di rosmarino buonissimo. Presi rosmarino, salvia, timo,
Poi un aglio, l'aglione è un tipo di aglio molto grosso, tipico della Val d'Orcia, è un aglio etrusco addirittura, è un presidio slow food, che non ha l'anima, per cui non lascia... Si chiama, ah, quindi non va tolta perché già non, no, ce l'ha. Si chiama l'aglio del bacio, tu lo mangi a morsi e non ti lascia il sapore. Ha lo stesso sapore dell'aglio, ma non ti lascia il sapore in bocca. E poi pomodorini secchi, idratati con olio, no? Fai questo... Come si fa il pesto? Fai il pesto, metti sulla padella 10 minuti, poi butti gli spaghetti, mantichi tutto, una bella grattugiata di pecorino toscano, è un piatto straordinario. Mamma che fame! Prova a farlo, vedrai che... Senti, che sapore ha avuto questo caffè oggi insieme? Molto, molto delicato, delicato, bello, dolce, affettuoso, perché poi vedere te è sempre un piacere. Ti voglio bene. Già, mi commuove da una parte e mi fa piacere dall'altra. Grazie Marco. Grazie a te.